Amici cari, io sto preparando il mangiare per noi e allora ho pensato, ma perché non fare vedere il video? Perché non è una pietanza normalissima poi? Ecco, sono degli involtini, come involtini sono normali. Però io ho messo il pane grattugiato insieme al pane grattugiato, sempre alla farina di mais, che non è farina, sì, insomma, mais è una specie di farina. E poi ho messo dentro, guardate, 2 cucchiai di pesto che ho fatto io. E quindi ho messo qua, e se voi notate, cioè, si vedono i pezzettini verdi del basilico, del pesto, e poi qui si sente l'olio. Ecco. A questo punto avevo messo a bagno queste fettine qua, sottili, e io li metto a bagno per dire, con olio, olio, sale, pepe, che altro ci metto? E basta. Olio, sale, pepe. No, ci metto anche certe volte del limone spremuto, ma questa volta non gliel'ho messo. Allora, prendo la fettina oliata, la metto qua, la vano tutta così. Poi prendo queste 4-5 scaglie di parmigiano, li metto qua, giro questo, giro quest'altro, ancora questo, oddio, e poi questo. Dopodiché li chiudo così e li metto qua. Poi alla fine metterò degli stuzzicadenti in ognuno di questo. Quindi stiamo completando. Ecco qui. Parmigiano. Chiudo. Ecco. Sigillo e metto qua. Alla fine ci vediamo. Amici cari, sono già completi questi fazzoletti di carne sottile con dentro le scaglie di parmigiano, e poi condite con, ecco importante che non stavo dicendo, nel pangrattato c'è mischiato, oltre al formaggio, anche il pesto. Dopodiché vi saluto e vi farò vedere la pietanza. Cari amici, vedete i fazzoletti di carne? Sono fatte bene avvolti sti fazzolettini, dentro c'è tutto il formaggio, tutto quello che serve, e adesso non resta altro che mangiarli. Bye bye.